Ho fatto il colloquio di lavoro, ma mi hanno messo in difficoltà. Questa è la frase più classica che si dice dopo ogni interview di lavoro. In questo video vedremo come capire che cosa vuole l'azienda da noi così da farci trovare il più preparati possibile. Io sono Pietro Galli e questa è Tales of Startup. Buongiorno cari e benvenuti nel mio canale. Sono Pietro Galli e la mia passione è raccontare storie ed aiutare gli altri a raccontare le proprie. In questo video sono super contento perché finiremo la prima tappa del nostro cammino verso il lavoro ideale, ovvero concludiamo la fase di studio. Al termine di questo video sapremo come identificare, studiare e prepararsi su ciò che l'azienda vuole da noi. Or dunque, non tergiversiamo oltre e andiamo a vedere la lavagna che ho preparato. Eccola qua, siamo andati a capire e a studiare lavorativamente chi siamo. Abbiamo poi utilizzato queste informazioni per capire in maniera quasi del tutto automatica quali sono le aziende migliori per noi e siamo stati in grado di fare una lista scientificamente ordinata delle migliori aziende. A questo punto finalmente chiudiamo il cerchio e andiamo a vedere che cosa vogliono le aziende da noi. Per farlo utilizzeremo un'altra matrice che io ho chiamato la matrice delle competenze. La vediamo subito. Ogni azienda ha un set di caratteristiche, di abilità, le skills, che richiede per ogni tipologia di lavoro. Esse sono di due tipi, ci sono le hard e le soft. Le hard skills sono le competenze tecniche, quindi tendenzialmente che cosa possono essere? Una laurea particolare o un diploma, una certificazione nello svolgere una determinata attività, la conoscenza di una lingua, la conoscenza di un programma specifico, un linguaggio di programmazione che utilizzano e via narrando, ce ne sono veramente tantissime. Ci sono poi le soft skills, che rappresentano tutto quel pacchetto che rende una persona più o meno indicata a un determinato ruolo. La classica, proprio l'evergreen, è saper lavorare in gruppo. Sempre molto di moda c'è la capacità di leadership, così come l'essere self-driven, self-motivated. Quindi che cosa vuol dire? Il riuscire a darsi da solo, senza una persona che ti frusta, delle motivazioni e dei goal professionali e riuscirli a raggiungere. Un altro evergreen è la capacità di avere communication skills, quindi di riuscire a comunicare con le altre persone e via narrando. Ce ne sono anche di queste molte e moltissime. Ecco, quando un recruiter si trova a valutare il nostro curriculum, la nostra cover letter o semplicemente la nostra performance durante un colloquio, va a verificare tutte queste skills, siano esse hard o soft. Diciamo ecco che tendenzialmente nei colloqui si va sempre molto a verificare le soft, le hard solamente alcune, quindi per esempio magari viene dato un case study, mi vengono in mente tutti i colloqui in consulenza, i colloqui di parte dei colloqui di Google e così via. Ma come possiamo quindi noi prepararci al meglio per essere pronti ad affrontare il colloquio, la cover letter, il curriculum e quant'altro per ogni azienda che ci interessa? Ecco, l'arma segreta che abbiamo viene molto spesso sottovalutata ed è la job description, cioè l'annuncio di lavoro che abbiamo esattamente sotto mano. Nella job description ci sono, nella stragrande maggioranza dei casi, a dir poco il 90% delle skills che un recruiter vuole vedere in un candidato. E per noi essere preparati su ogni abilità, ogni skill che è presente nella job description, nell'annuncio di lavoro, ci creerà veramente un vantaggio importante. Ma adesso vediamo di raggruppare tutte le skill delle nostre aziende che ci interessano utilizzando questo strumento che vi vado a presentare, ovvero la matrice delle competenze. Ecco, come vedi nella prima colonna andiamo a mettere le skills, ovvero tutte quelle abilità, tutte quelle skills richieste in ogni annuncio di lavoro, in ogni job description che siamo andati ad analizzare. Ora, riprendendo l'esempio dello scorso video e quindi le quattro aziende che abbiamo valutato, io sono andato a studiarmi e a prendere una job description, una posizione di lavoro aperta per ognuna di queste aziende. Sono andato a studiarle e mi sono segnato le skills che erano richieste in ognuna di queste. Come potete vedere, come vi dicevo prima, c'è una certa ripetizione, ci sono delle skills più richieste in generale, delle skills magari un pochettino più specifiche di quel lavoro. Entrambe sono molto importanti ed è giusto prepararsi per entrambe di queste. Come vedete, ogni X sta sull'azienda che richiede quella particolare skills ed ecco qua. Ma dov'è la vera parte importante di questa matrice? La vera parte importante è la colonnina in verde, la vedi? Quella dove c'è scritto storia. Cosa ci facciamo in quella colonna? In quella colonna andiamo a trovare una storia tratta dalla nostra esperienza professionale o accademica che dimostri che abbiamo quella particolare abilità e un esempio di come l'abbiamo utilizzata. Questo è un passaggio fondamentale, ci tornerà utilissimo per preparare i colloqui perché tantissime domande nelle job interview sono per l'appunto basate su queste skills e sul dimostrami che hai questa abilità e allo stesso tempo ci servirà per scrivere la cover letter. Ottimo, se te sei come me adesso magari stai pensando sì, ok, interessante questo metodo, però non è facile venire fuori su due piedi con una storia anche abbastanza convincente che dimostri ognuna di queste abilità.
e quindi ti voglio dare un metodo che utilizzo io che mi è abbastanza tornato utile per compilare tutta la colonna storia. Tendenzialmente parto da un foglio bianco e vado a metterci tutti i vari pezzettini della mia vita accademica e professionale. E quindi possiamo partire per esempio dall'università, quindi Politecnico di Torino, poi scambio in America, laurea triennale, doppia laurea, Ferrari, eccetera, 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 ripercorrendo tutto il percorso appunto accademico e professionale. E adesso, avendoci davanti questo ordine cronologico di eventi, vado a pensare per ognuno di questi ad una difficoltà che ho avuto e a un traguardo che ho raggiunto. Quindi, sempre per esempio, partendo dall'inizio, scambio in America, sicuramente la difficoltà più grande è stata quella di avere i requisiti di voti e esami passati per riuscire a prendere la borsa di studio e andare. Proseguendo, laurea triennale. Ecco, qui c'è un bel esempio perché, più che difficoltà, qui ho proprio un fallimento. Io mi sarei dovuto laureare in tempo a luglio, era già praticamente tutto pronto, mi mancava un solo esame, che era per carità molto grande, molto difficile, con un progettone di gruppo immenso e un professore abbastanza ostico, mettiamo così. E nonostante tutta la preparazione all'esame, sono riuscito a traguardare solamente un 17,5. Il professore, che Dio l'abbia in gloria, il più presto possibile, ha deciso quindi di bocciarmi. Oh, professore, se sta vedendo sto video, si fa per burlare, non è vero, siamo tutti toscani, tutti amici. Risultato? Ho dovuto annullare la laurea ed è stato abbastanza deprimente. Poi, a ottobre è andato tutto bene, mi sono laureato, la vita è andata avanti, tutti vissero felici e contenti. Ciò però che mi è rimasto di questa esperienza è sicuramente il fallimento e, vista a posteriori, è una cosa direi anche abbastanza positiva, perché in molti colloqui di lavoro viene proprio fatta questa domanda: raccontami un tuo fallimento. Questo è sicuramente un ottimo esempio e sono sicuro che ognuno di noi riesce a trovare diversi fallimenti dai quali ha imparato qualcosa. Parleremo poi meglio e più dettagliatamente di tutto questo nella sezione apposita quando discuteremo dei colloqui. Ecco, ma torniamo alla nostra matrice delle competenze. A che cosa ci è servito mettere nero su bianco la nostra storia accademica e professionale? Questo è importante perché tantissimi esempi interessanti e magari molto belli sono capitati, tipo mesi o anni fa e non è facile ricordarseli a comando. Ripercorrendo invece la nostra storia in maniera cronologica, a tappe salienti e cercando di far riaffiorare anche le emozioni, quindi qual è stata una difficoltà che abbiamo avuto, ci viene molto più facile e molto più naturale trovare esempi nei quali abbiamo utilizzato le particolari abilità e avere una bella storia. Molto bene, adesso sta a te. Scaricati le job description delle aziende che ti piacciono, inizia a studiarle e a costruire la tua matrice delle abilità e ripercorri nero su bianco la tua carriera professionale e accademica. Mi raccomando, non dobbiamo essere spaventati o bloccati dal fatto di dire «Ah, ma io non ho nulla di così unico, di così straordinario, di così interessante», perché nessuno di noi ha salvato il mondo, nessuno di noi ha mandato un razzo su Marte. Ciò che è veramente importante adesso è trovare degli esempi significativi e importanti per noi. Poi vedremo nel corso dei prossimi video come rendere queste storie sempre più appetibili e efficaci. Adesso la parola passa a te. Ti ho preparato, come nel caso della matrice della felicità, un file scaricabile sia in formato Excel che in formato PDF, dove puoi direttamente andare a mettere le competenze che trovi in tutte le tue aziende, oppure se preferisci puoi tranquillamente prendere spunto da questo video e ricrearti da solo la matrice. Molto bene, ci vediamo giù nei commenti. Fammi sapere qual è la skill, l'abilità fondamentale nel lavoro che stai facendo oppure in quello che ti piacerebbe fare e soprattutto perché. Adesso, come si conviene fare in questi casi, metti un like se ti è piaciuto il video e soprattutto iscriviti al canale se pensi che questa attività sia meritevole di sostegno. Detto ciò, ci vediamo nel prossimo video, ci vediamo giù nei commenti e fino ad allora, fai a modino.